Le patologie ostruttive, sia l'asma che la BPCO, sono patologie molto diffuse, ma che sono fortemente penalizzate entrambe da una grave sottodiagnosi. In particolare per quanto riguarda la broncopneumopatia cronico-ostruttiva, i dati scientifici dicono che non più del 30% dei pazienti malati ha una diagnosi, il che significa che molti pazienti arrivano a questa diagnosi in maniera generalmente tardiva, in fasi avanzate di malattia, e quindi con dei danni irreversibili che rendono anche difficile l'approccio terapeutico. Spesso capita di fare la prima diagnosi di broncopneumopatia cronico-ostruttiva a pazienti che si ricoverano in ospedale per una grave riacutizzazione, e quindi anche questo è un segnale che esiste una carenza di diagnostica precoce che coinvolge sicuramente gli specialisti pneumologi, le società scientifiche, ma anche i medici di medicina generale, che sono la prima frontiera con cui si confrontano proprio i pazienti malati. È chiaro che la ricerca di questi pazienti va fatta sui fattori di rischio, cioè sostanzialmente, essenzialmente i pazienti fumatori, anche con sintomi molto precoci, perché questo consente di fare diagnosi precoci, di intervenire precocemente su questi fattori e quindi di poter ottenere risultati di arresto, di regressione anche della patologia più significativi.